5 minuti. Prego, sì, grazie, prego, senatrice. Presidente. Signori, quando nei mesi estivi si discuteva sul possibile secondo frangente, le comunità scientifiche erano divise e questo ha sicuramente creato confusione. Ora la seconda ondata c'è stata, nonostante la beata ingenuità di alcuni sommi professori che ci raccontavano a rullo di tamburi che il virus sarebbe sfumato con i primi tramonti estivi. E così, in un paese come l'Italia, che vive soprattutto di servizi, di scambi, di contatti e di piccole imprese, i nostri ministri partorivano machiavelliche strategie a due o quattro ruote. E anziché organizzare un efficace servizio territoriale, coinvolgere le regioni in un intervento mirato, hanno invece pensato di alleggerire le tensioni trattando argomenti ben distanti dal tema Covid. Dispensavano buone vacanze e intanto il picco di agosto gridava vendetta. A novembre, in ricaduta pandemica, si è capito che la mutazione di questo virus ha una caratteristica molto antipatica. Non ha una mortalità elevatissima, ma non ha mezze misure e pertanto, se non gli piaci, ti spedisce direttamente in terapia intensiva. E le terapie intensive, si sa, sono ancora oggi un lusso che appartiene a quelle poche regioni che durante l'estate, anziché pensare se essere uomo o donna, hanno potenziato gli ospedali. Ed ora, con l'inverno, me lo dici dopo Alberto. Ed ora con rivolgetevi alla presidenza per cortesia. E con il Covid al nord siamo anche finiti di nuovo sott'acqua, un'ennesima mazzata per gli imprenditori. Cito tutti coloro che non sono capaci di imparare si sono messi ad insegnare e ogni consiglio esperito sui territori ed espresso a gran voce dai governatori è stato scartato come un vuoto a perdere. Con l'ordine del giorno che avevo proposto si chiedeva di istituire una zona logistica semplificata sulla fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia. Sapete, durante la chiusura dei confini con Austria e Slovenia, gli incassi in IVA e accise sono più che raddoppiati. Numeri, signori, sono numeri. IVA e accise sono numeri per lo Stato e non del solo Friuli Venezia Giulia e del presidente Fedriga. Questa operazione poteva rappresentare oggettivamente un'opportunità per le aree portuali, benefici fiscali per le aziende locali, ma soprattutto essere uno strumento attrattivo per i nuovi investitori, anche stranieri. A questo punto è evidente che non solo la sanità non rientra nei vostri potenziali, ma neanche i conticini. Essere sani, signori, è una fatica fisica e mentale. Ed essere sani e anche imprenditori in questo momento è una via crucis. Il pessimismo verso il futuro innesca fobie, panico collettivo, disubbidienza e perdita di controllo sulle masse. Ed è per questo che la gente è scesa in piazza per protestare. Da nord a sud sono scesi tutti, da destra ai sindacati, alla sinistra più rossa.
E questo dovrebbe farvi riflettere. Mi accingo a concludere, Presidente, grazie. Io oggi intervengo in aula non per essere ascoltata da chi non sa imparare, ma per chi ci guarda, per chi ci ascolta, per chi ci segue, per tutti gli italiani che si vedono ingannati dai vostri benevoli e fiduciosi sorrisi in diretta TV. Siete degli incantatori di serpenti, ma gli italiani, signori, non sono serpenti. No, signori, il flauto magico non può essere il solo strumento che avete a disposizione per dare vero ristoro ad un paese millenario ed orgoglioso come l'Italia. Che Dio ci protegga, perché voi non l'avete fatto e non lo state facendo. Grazie. Grazie, senatrice.